Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Doran Red. Qui con me c'è Arcantos. Perché c'è sempre questo ritardo della risposta? Però va bene, ragazzi, guardate la mia maglietta figa. E perché pensavo che lo dicevi tu? Amatela tutti. Bene ragazzi, tornando a noi, siamo ritornati con Civilization 5, dove ci siamo fermati, che io dovevo fare la mia seconda città. Comunque ragazzi, come vedete, siamo pronti per la nuova città. Senza parole. Che tra poco nascerà. Senza parole. Grazie al signor Arcantos, vero? Senza parole. Ma attorno a me c'è tanto incenso. Ci sono tanti vincenzi. Ci sono le mucche, grano. C'è tanto vincenzo. Ho finito di dire stronzato. Io c'ho lo zucchero, c'ho l'argento. Io c'ho Vincenzo. C'ho tre miniere d'argento, tu? Grezzo, tu sei grezzo. No, che hai detto tu? Oh, senza parole. Io ho collino, fondato la mia città. Non collino, è nata Rotterdam. Ah no, è Rotterdam. Come cazzo? Sai leggere? Fai paura. Hai visto, sono intelligente. Fai paura, oh. Allora ragazzi, visto ora qui la città, visto che cresce velocemente, probabilmente sarà difficile la costruzione, a quanto pare. Io direi di partire con il monumento e di mandare i soldati a difendere la città. No, ho sbagliato, porca. Ah, è vero, io faccio anche la terza città, ragazzi, vero. Ma tu fai, ma aspetta, si deve dire che Valero fa paura. Peggio di te. Boh, è partito. Allora, dove facciamo la prossima città, ragazzi? Barbare di merda. Francesco di... Senza parole. Laggiù mi dice di farlo, io non mi fido. Deve discendere ora. Anche se non lo ma tu lo puoi fare pure a casa. A casa, lo so, però se la fai in quella zona aumenti. Vabbè, però per esempio a me ci sta un posto dove sta l'oro e il frumento vicino, però non me lo dà come una parte buona, vabbè. Lo so, signor Arcantos, però il problema è che io devo collegare le città bene. È gay. Perché sei a parte non posso, cioè il problema è che anche a me c'è tanto incenso in un punto e pietra, però non posso. Ah, ci sta Vincenzo e Pietro, a me sta loro, quindi lo faccio. Ma io devo aspettare anche se non mi dice di farlo là. Sì, quello è un consiglio, sei un consiglio. Sì. È un consiglio perché ti consiglia, altrimenti dice obbligo, giudizio o verità. In pratica no, impara l'italiano. La devo fare quando tutte le città sono collegate con le strade, così poi la collegano con quella e ci arriva acqua, cibo, di contropiede. Tanto tra due sulla linea di mezzo. Ah, poi dicono tutti così scarsi. Faccio velocità o hai scoperto la tecnologia vela? Non so, c'è una posizione di accampamento. Palazzo fornisce più uno. Ho scoperto nuove zone. Ho trovato. Vale palazzo. Vale. Che c'è? Ho più punti di te adesso. C'è scritto Monaco Divino che mi dà il palazzo fornisce più uno tutte quante. Cioè mi dà più uno di tutto. Sei geloso, guarda. Faccio questo. Io direi di fare prima la ruota e poi faccio calendario, perché così poi produco lo zucchero. Sto aspettando un attimo, tanto devono costruire altre miniere, quindi c'ho il tempo per fare quella ricerca. Ora noi sfrutteremo la ruota perché servirà per fare le strade e collegare le città. Con il collegamento delle città cosa servono? Bene ragazzi, aiuterà alla crescita della nostra grande terra madre. No, quando mai? Non so, sto scherzando. Ah, è più orio. Orio? Però l'orio. Orio? È più orio. Poi per esempio il Pantheon ti può dare dei bonus, tipo che ogni collegamento che fai ti dà per esempio un metro due scienze in più o due ore in più a ogni collegamento. Oh, sto finendo di spiegare, tu spiega, manca gli altri. Allora, tu non sai spiegare perché, caro fratello Gennaro. Bene ragazzi, questa volta abbiamo tre città e abbiamo scavalcato Arcantos di tanti punti, ovvero 11. E ora lui sta piangendo, però fa finta di non piangere. Vero Arcantos? Signor Arcantos? Infatti, ho pianto, infatti penso che ora Valerio farà un taglio, perché in quel momento, in quel lasso di tempo, ho pianto lacrime. Ho pianto tantissimo. Allora ragazzi, ho cattato con i soldini la chiappa. Allora, ci sono i barbari vicino a me. Assaltarmi il ferro. Aspetta, ma tu sai dove stai, Ami? Sì, te l'ho detto in Asia. Ah, in Asia. Beh, me l'hai detto. Tre anni fa me l'hai detto. Vabbè, lo scorso episodio. Tre anni fa. Vabbè, lascia stare. Tu dici sempre, va bene.
Allora, cosa dobbiamo mai fare qui? Secondo me dobbiamo fare gli arcieri, perché i guerrieri li usiamo per combattere. Gli arcieri difendono le città. Ora Valerio, pesce. Bene, perfetto. Come Valerio. Cioè pesce, argento. Tanti Valerio, pietra. Tanti Valerio. L'unica cosa, sono fortunato che i barbari sono molto lontani dalla mia zona. Comunque, ma a me ce ne stanno un sacco. Sai dove sono io? Nella zona della Thailandia, credo che qui è. Cioè Thailandia. Vietnam. Ho una città vicino al Vietnam, una verso l'India e una verso al sud dei confini della Cina. Cioè non sto proprio in Cina io. Senti, io Valerio sto piange. Facendo tante cose. Valerio, lacrima. Stavo facendo la battaglia e ho anche fatto costruzioni, ho messo la nuova politica. Facendo la battaglia quando è già cominciato il gioco, vale. questa è la mia barba. Prima battaglia, scusami. È piccolino. Ragazzi, piccolino. Ah, ho ucciso finalmente tutti i barbari. Potenziamo i soldati e curiamole, ok. Ora c'ho meno uno di felicità. Vabbè, a me non stanno crescendo perché c'ho la felicità bassa. E direi di mandare questi soldati qui e uccidere quei barbari che li vedo che vogliono avvicinarsi alle mie terre. Allora, ed è del loro. Adesso nella terra dell'oro sono una chiave. Oh, l'unica cosa positiva è che attualmente... Buonata cosa... Comando bar. Adesso sti barbari sono fastidiosi, eh. Oh, però abbiamo recuperato la classifica più o meno. Cioè siamo più bassi. Allora, Utrecht può bombardare i barbari. Ho ucciso un paio di barbari. Secondo me qui c'ho qualche base di barbaro. Distruggere. Quando c'ho meno 2 di felicità. Ma perché la gente non è felice con me? Perché? Perché soffre? Ah, giusto, perché non c'ho un cazzo. Diciamo che ci sta paesi bassi in Asia, perché comunque è colonizzato in quelle zone del Rinascimento. Faccio meno 2 ogni turno. Faccio meno 2 ogni turno. Io meno 1. Quanti soldi tieni? 4. 4 in totale? Sì. Vabbè, perché ho speso i soldi. Che ho comprato la chiatta per pescare. Infatti produco molto cibo. Qua ci sono, si va già picciata. Già picciata a casa. Ah, ma questa è la Gran Bretagna, quindi non ci posso non arrivare. Non conosco quasi un cazzo del mondo io. Cioè conosco una piccola parte. Infatti vabbè, sempre stato così, gli europei scoprono tutto il mondo. Ma tu sei in Europa allora? Io sto proprio in la prima è in Francia, la prima. Ah, la seconda proprio. È tipo Germania, sto in Germania. Ho fatto in Germania, l'ho fatto. Maria Teresa di Calcutta. La grande meraviglia biblioteca è stata costruita. Tu c'è una meraviglia, vero? Penso di sì. Io invece ancora no, cioè la sto costruendo. Cioè non la sto costruendo. La devo sperando altre cose non posso costruire. Ok, sto un attimo attaccando la base barbara. Ora che cazzo faccio qui? Direi di fare la biblioteca. Qui che posso mai fare? Qui mi conviene fare il circo a quanto pare. Allora, muratura, perfetto. Quest'altra città dove mi consiglio? Vediamo lui cosa consiglia, ma io non vorrei farla lì ancora, vorrei prima prendere tutta sta zona. Allora scendiamo qui, va. Scendiamo sotto che c'è argento e banane, mi servono. Valerio, ricordo che vedono anche i bambini. Il bandello. Valeriamo, vediamo. Ah, sto facendo le cose, non puoi andare di fretta. Ah. Coperto una campagna. Wow, sto pieno di barbari. Ma guarda là, quanti ce ne stanno? Quasi tante. Ci stanno 3 truppe vicino a un solo accampamento. E infatti gli scout muoiono. Ma quanti scout? Erano di barbari? Leviamo i barbari, leviamo i barbari. Leviamoli i barbari. Perso. Ok, non sono rimasti tanti barbari. Ok, sto migliorando la mia città. Sono arrivato a felicità più 2, perché? Ah, è vero, ho finito la costruzione dello zucchero.
Almeno questa città è stata potenziata bene. Arcanthos, sei molto lento ultimamente. Perché sto facendo negoziazione con Bogotà. Bogotà è la... Bogotà, ci manca che... Bogotà, chi cazzo Bogotà. Oh, non so in che parte andiamo a sconfiggere i... Siamo nel 1060 avanti Cristo. Ormai siamo diventate civiltà decenti più o meno. Siamo cresciuti. Dai, barbaro, si sta ammazzando tutti i barbari. No, è morto il mio esercito. Ma adesso... Vai. Ok, abbiamo eliminato la battaglia. Qua, nemmeno te ne ho... 11 di felicità, mo sono arrivato a 4. 11? 2 secondi. Che cazzo c'è avere 11? Ho fatto la città. Stanno crescendo. Fatto la città, mi è sceso tantissimo. Non so se conviene farla qui, mo. Ogni soldato ci sono più spese. A me è arrivato a meno 4, stavo a meno 6, vuol dire che sta crescendo. A me era meno 3, mo meno 2. Ma quanto guadagni? Io... Le spese totali quali sono? I ricavi quante sono? Quando fai? Meno 5. I ricavi dico. No, in generale. No, prendo 7. Prendi 7, ne spendi? 12. Cazzo. Non lo so. Cazzo perché ho un bel po' di unità e lavoratori per questo. Io ne tengo 4 ricavi. L'unica cosa che vale è l'argento a me. Poi c'ho le banane e zucchero. Cavalli, mucche, cervi, pietra. C'è poche cose, insomma. Oh, a me barbaro mi sfondano tutte cose. Forse ho scoperto una città qua sopra. Cosa è fondata su... Perché devo subito sfondare gli accampamenti. Invece se ne sono fatti 300.000. Io invece appena ho visto l'accampamento subito sono andato a distruggerlo. Ho mandato tutte le forze che avevo. Infatti ora non ci sono più barbari intorno alle mie città. Cioè sicuramente ci stanno dove non conosco le zone. Però dove quello che conosco non ci stanno. Oh, questo si è messo la città. Qua, che bastardo. Oh, vedi, diciamo ancora qui sto scegliendo la ricerca, aspetta. Lavorazione, facciamo questo, vai. Ci sta. Come civiltà sto rimanendo indietro in questo periodo dell'avanti Cristo. Ma se aumenti il cibo ti aumenta la felicità, che ti aumenta? Il cibo? La mela. La crescita del paese. Cioè la popolazione cresce di più. Qui mi conviene fare questo. Ah, di nuovo felicità meno 1 e perdo meno 8 di soldi. Ah, signor Arcanthos, se lei è sempre... Ah no, voglio usare, mannaggia. Cosa? C'è spostato forse il trucco. Ah, voglio spostare, c'è spostato. Voglio spostare. 920 avanti Cristo. E il Signore disse: ancora non sono nato. Lo so. Cattolicesimo. È stato fondato il cattolicesimo. L'hai istituito tu? No, quello al primo posto sicuramente. Faccio 50 miliardi di punti. Fondano Pantheon, ok. Pantheon, che è la Pantheon? Scusami, ho sbagliato. Apposta. Sillabe. Pronuncio. Sillabe. Ho sbagliato. Cioè, sto sfottendo. Sì. Miai, come fate a mi scopi? Ho scelto la mia. Perché... Ho fondato una Pantheon. Miau, come fate a mi scopi? Allora, lei... Miai, come fate a mi scoprire? Miau, come fatto a mi scoprire? No, miai, sì, miai. Miai, come fatto a mi scoprire? In attesa di altri giocatori, i barbari sono quelli più lenti a fare il loro turno. Perché devono sempre oziare. Ehi, adotto una nuova politica. Allora, facciamo prima questa. Ok, perfetto. Sono arrivato a più 2 felicità, cosa che mi rende molto felice me. Dice di farla qui. In teoria, a sto punto è meglio che la faccio qui che lì. Faccio più 1. Almeno io ho più 2 felicità, fortunatamente. Cioè, più o meno fortunatamente, tra virgolette. Faccio 3-4.
Ho più qua. C'è la seconda città che ha quasi superato la capitale a livello di crescita. Quante? Andiamo a fare 6. 5, tutte e due. E la 2, 5, è la 3. 2, 5, 1, 3. Wow, buono. Sì. 5, 5, 2, 1. Ok, ne hai fatto un'altra pure. Oh, 5, 2 e 1. Ah, pensavo avevi fatto una nuova città. No, no. No, però me la so fare la faccia, ma... Tanto non ho più spazio dove fare, perché me ne ha cercato tutto qua. Tengo poco Bogotà, grazie, e poi tengo il mare. Ok, il mio popolo vuole diamanti, ma dove cazzo li devi prendere? Cioè, ti rendi conto? Il popolo pretende anche le cose. No, quanto cavolo ci mettono i lavoratori a fare le cose? No, ma nessuno è cosa. Produco cervi. Mira Sofia. Oh, mia, cioè io perdo meno 10, porco giudo, quanti soldi perdo? Meno 10? Sì. Ma tu hai fatto il la carovana? Non ancora, no. Perché da me non c'è nessuno. Cioè è come commerciare da solo. Ah, vabbè. Cioè sono solo io e le pecore. La mia città è arrivata a 4, ora una arriva a 6. Perfetto. Sto crescendo. Sto crescendissimo. Credo che questo sarà l'ultimo turno, da fare, quindi veloce. Ah, proprio quando mi superate? Sì, non so come, però ti ho superato. Che è successo, signore? Stavo vicino al coso dei barbari. All'improvviso si spawnano i lancieri barbari. LOL. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Perché non posso farla qui? Wow. Corri. Ah, non posso farla. Devo forza fare qui. Porco giù, ma devo tornare di nuovo indietro. Non posso mai prendere quella roba. Ah no, aspetta, quello compro. Si prende tutte le caselle qui. Ok, perfetto. Non ci ho pensato. Quale sarà la tua prossima casella? Quella. Aspetta. No, sono felicità 0. Però tra poco, il prossimo turno, che sarà questo l'ultimo, arriverò più 2. Ok, hanno costruito la miniera. Stanno costruendo le strade, i miei uomini. Tu di ideali che hai fatto? Non mi ricordo. Libertà. Libertà? Sì. Fatto onore. Non faccio così, libertà. Perché già sei la seconda. Ma non l'ho finita da quando? Ah. Quella. Perché non mi piaceva tutto. Ho fatto solo che cioè ho più. Anzi. Poi non mi ricordo come si arriva. Ha fondato una nuova religione, è stata fondata. No, vabbè, 230. Porco Giuda. Come dice di fondarla qui? Sicuramente per il fatto che ho l'idea del cazzo, come cazzo. Indice di fare il mulino ad acqua. Finalmente perdo meno 8, non più meno 10. Ok ragazzi, ci fermiamo qui. Abbiamo fatto il più possibile in questa partita, anche se è diventata molto complicata adesso, visto che io sono con svariati debiti e perdo tantissimi soldi, però almeno questa volta ho recuperato la felicità e ho fondato la mia prima panteona, vabbè. Tipo 5 io invece sto bene e faccio paura. Invece al canto sta bene e fa paura, non so perché. Nel prossimo episodio vedremo la quarta città che ci ha consigliato vicino al fiume. Probabilmente per la Panteon che abbiamo scelto. Panteon. E c'è pesce intorno a noi, quindi più o meno si può vivere in questa zona. Spero che questa città prenda argento e banane, non l'altra. Così avrà delle risorse importanti anche lei e sarà una buona città. Vabbè, lo sai che non ti sento più. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Arcanthos.